dovrò poi lasciarti, però non ho voluto mancare a questo appuntamento perché questo rappresenta una di quelle tappe importanti di un processo che, cioè, io so di essere monotono, ma non posso farne a meno, che stiamo costruendo con dei risultati che a volte sono addirittura clamorosi. Ieri sera ai mercati di Traiano è iniziato questo esperimento di happy hour culturale con una partecipazione incredibile. Tutti i biglietti previsti sono andati esauriti, c'era una coda fuori all'ingresso già da parecchio tempo prima dell'apertura. Lo stesso succede agli aperitivi del martedì del Magro. I nostri spazi museali stanno diventando veramente dei luoghi di incontro, di attrazione, e si fanno conoscere a un pubblico che probabilmente prima non aveva avuto modo o occasione di frequentare. Quindi è una funzione di marketing, è una funzione culturale, è una funzione anche sociale importante. La seconda edizione che oggi si presenta della Monte Martini Centrale di Notte è una degli esperimenti più significativi in questo senso, perché intanto ha proprio i caratteri della stabilità, cioè un museo dalle caratteristiche particolari, dal fascino particolare, che diventa sede stabile per rassegne musicali. L'anno scorso ha ospitato la prima rassegna di jazz e adesso c'è quest'anno una tematizzazione sul cinema. Si distribuisce nell'arco di alcuni mesi e ha comportato una risistemazione della sala grande della centrale per poter stabilmente ospitare iniziative di questo genere. Io ringrazio, poi parlerà dopo di me il direttore del sistema museale dei comuni di Roma Capitale, del Babilonia, per non utilizzare la definizione giusta, Parisi Presicce, e poi quelli che che contribuiscono nei vari ruoli a mettere in piedi, ad organizzare questo evento, da Piero Garuffi, direttore di Rai Nuovi Media, Federica Gentile, direttore artistico della rassegna, Arios, direttore artistico della rassegna Unplugged, e gli sponsor che contribuiscono alla manifestazione, che sono le banche tesoriere del comune, l'ATAC, il centro commerciale di Granai, non so se ne dimentico qualcuno. E naturalmente Zedemar, il presidente Marcolini, che con questa come altre iniziative si stanno dimostrando non dei semplici esecutori di servizi, ma dei partner importanti, pur rimanendo nell'ambito delle funzioni assegnate, perché questo è un aspetto che spesso si fa, ne approfitto per dirlo, spesso si fa confusione quando si parla di Zedemar, sembra che sia un soggetto che invade il mercato in maniera impropria. Non è così. Zedemar è uno strumento di cui si è dotata l'amministrazione comunale, che dimostra un altissimo livello di professionalità, che non si limita a svolgere semplici servizi di apertura dei musei, ma diventa un partner importante della infrastrutturazione, ma senza andare a invadere il mercato, anzi, spesso si fa diciamo piattaforma per il coinvolgimento di personalità e di aziende che operano sul mercato, che sono coinvolte direttamente nelle nostre iniziative. Quindi io voglio ringraziare il presidente Marcolini, attraverso lui Zedema, per questo apporto che danno alla creatività del comune.